Cronoteatro, qui abbiamo Maurizio Sguotti e Tommaso Bianco, che si chiama quasi come me. Ma raccontiamo un po' la storia, appunto, perché prima dell'arrivo del padre i figli c'erano già, lavoravano già. Sì, diciamo che noi abbiamo conosciuto Maurizio al laboratorio del liceo, dove abbiamo fatto i 5 anni canonici, e volevamo continuare, volevamo trovare un modo per fare teatro dopo il laboratorio, e Maurizio ci ha consigliato di farci associazione culturale. Poi piano che anno era il 2004 quando abbiamo fondato l'associazione. Qualche anno dopo, pochi anni dopo, Maurizio è entrato a tutti gli effetti in compagnia. E i primi lavori erano una trilogia tutta sulla famiglia. Chi me ne vuole parlare di quella trilogia lì? Era una trilogia sulla famiglia, quindi rapporti generazionali, padre e figlio, madre e figlio, e Orfani è stato il primo spettacolo che ha debuttato al Fringe del Napoli Teatro Festival nel 2009, e il secondo Pater Familias e il terzo Ai Mami. Diciamo che il primo spettacolo, Orfani, è stato anche un po', ha visto la nascita professionale della compagnia, è stato molto importante per la costituzione, riuscire a formare Cronoteatro. E il tema della famiglia come era sviluppato nei tre spettacoli? Ma il tema della famiglia, diciamo che nel primo, in Orfani, la famiglia mancava totalmente, c'era un cattivo maestro che in qualche maniera condizionava la crescita di questi ragazzi. Loro erano molto giovani, avevano 20 anni ai tempi. Cioè il buon maestro è diventato cattivo. Il buon maestro è diventato cattivo. Nella seconda invece il rapporto era padre e figlio, io il padre, Tommaso il figlio, e un gruppo di amici che in parte condizionavano il figlio, molto al limite sulla lama del rasoio, una generazione un po' bruciata, musica techno, eccetera, eccetera. L'ultimo era il rapporto con la madre, una madre inesistente, interpretata da me, più che interpretata, evocata, rapporti di dipendenza, quindi ricatto, affetto, insomma tutta la tematica. Che poi curiosamente è un teatro fatto da maschi, però scritto da una donna. Sì. Quando ci siamo conosciuti eravamo casualmente tutti quanti uomini, ne abbiamo fatto un po' una cifra, anche un po' una forza, però fondamentale è sempre stato l'apporto di Fiammetta Carena, che ha scritto tutti quanti i testi che abbiamo portato in scena e che ci ha dato appunto il lato femminile, o in mancanza o in presenza, ce l'ha sempre portato lei dentro attraverso i testi, attraverso le nostre parole. E poi adesso invece c'è un dittico. No, in realtà è un trittico. Trittico? Di nuovo. Ah, sì. Ecco. È il trittico della resa, che ha come macro argomento quello del potere, della gestione del potere, e si sviluppa con Cannibali, che è la prima produzione, 2015, seguita da Educazione sentimentale e Cicatrici, che è l'ultimo spettacolo che chiude il trittico, che debutterà a luglio prossimo, a fine luglio, inizio agosto prossimo, alla Biennale di Venezia. Quest'ermo colle e questa siepe. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi e profondissimi miete, io nel pensiero mi dico, e per poco intorno si spaura
E questo fatto di essere alla Biennale? Questo fatto di essere alla Biennale è stata una sorpresa molto bella, perché noi abbiamo incontrato la Tella casualmente un po' di anni fa e lui stava seguendo il nostro lavoro. Noi non lo sapevamo, non lo conoscevamo e ci ha detto che ci stava osservando. Poi è diventato direttore della Biennale e ci ha chiamato. L'anno scorso è venuto ad Albenga a vedere il nostro lavoro, è stata una giornata con noi, ha seguito una prova di educazione sentimentale e poi ci ha invitato. Quindi. E poi organizzate anche un festival che in qualche modo è collegato all'attività della compagnia. Sì, organizziamo un festival d'estate, si chiama Terreni Creativi, si svolge all'interno di alcune aziende agricole dell'entroterra di Albenga, dell'entroterra in Gauno, e dovrebbe giungere a questa nell'agosto prossimo alla sua nona edizione. È un festival che ha tanti momenti differenti, perché il pubblico è chiamato a stare all'interno di un'azienda agricola dalle 6:30 di sera fino a notte fonda. Durante la serata ha la possibilità di vedere 2 o 3 spettacoli, uno di danza, ascoltare la musica, mangiare tutti quanti assieme e soprattutto vivere uno spazio che solitamente è adibito all'attività commerciale di import-export di piante aromatiche, che è ricostruito come luogo conviviale, luogo di teatro. Quali sono i tuoi maestri oltre Maurizio? Cioè il tuo immaginario di attore della tua età? Ma l'immaginario della... Diciamo che sicuramente Pippo Del Bono è stato uno di quelli che hanno un po' formato un gusto, comunque che hanno dato un'idea, e Rezza, Antonio Rezza è stato un altro di quelli, un esempio, ecco, un'alternativa di teatro. E per te, quando metti in scena loro, chi hai in mente? Io ho un riferimento che però forse poi... Non si vede, ma che c'è, sì, comunque? Sì, magari non si vede. Cantor. Cioè io ho insomma una gran passione, ho avuto, però poi c'è... anche Danio Manfredini, cioè ci sono tanti punti di riferimento, Leo, insomma ci sono, io ho visto attori e registi del passato che loro hanno visto, che sono stati importanti per me. E l'ultima domanda, qual è la difficoltà che una compagnia come la vostra trova nel mercato italiano? È una difficoltà di andare in giro, di vendere le repliche, perché oramai il mercato non esiste più, quindi sono solo scambi e c'è poco giro. Quindi difficoltà, noi fortunatamente facciamo molte cose sul territorio perché lavoriamo appunto ad Albenga e cerchiamo di fare molte repliche in territorio. Abbiamo anche la possibilità di girare un po', però c'è molta difficoltà proprio perché non esiste mercato. E tu rifaresti con gli occhi di oggi e la testa l'attore? Sì. Sì. Sì, sicuramente, anche perché non so fare nient'altro. Ma anche perché è una specie di febbre, no? Eh sì. Cioè anche il sottoscritto non avrebbe mai fatto delle altre cose se non per una cosa straordinaria come il teatro. Sì, poi abbiamo avuto anche dei risultati, nel senso che magari non ci rendiamo conto, ma altri colleghi, ad esempio, molto spesso ci dicono ma voi avete un festival, fate le produzioni, avete una stagione invernale, siete stati sovvenzionati dal Ministero, insomma
ad Albenga è successo qualcosa, quindi abbiamo costruito qualcosa.